Mr. Fisherman, miġjub lilkom grazzi għal Mr. Fish, f'gura, iklin u gżira. Idea Natur Santa Venera, Pintonino Restaurant Valletta Waterfront, Camilleri Marine Tajbix u Vigil Line Market Center, Bikirkara u Valletta. Oggi siamo in barca con il nostro amico Joseph Camilleri e il suo amico, il nostro capitano. Sì, David. Presentalo tu, David. David Michalev, il nostro capitano per oggi. E allora, Joseph, abbiamo fatto l'ispezione, ci hanno controllato a bordo. Adesso stiamo seguendo una barca con una sirena rossa. Dove stiamo andando? Sì, infatti, la barca è della giuria che stanno scortando queste barche, il gruppo A, B, C. Che restiamo fuori dal porto, che così siamo tutti insieme come raduno prima di partire. Ah, ok. E infatti questa è una categoria che per esempio si fa meno di 25 nodi. Ah. Altre barche si viene dopo che si fanno 28 o 30 nodi. Ah. Hai capito? Si va a uscire tutto qui, quando siamo tutti insieme ci partiamo. Ho capito. E speriamo Dio che anche ce l'abbiamo il mare, che è bello. Sì, dai. E divertiamo, dai. Speriamo di fare qualche bella ripresa di qualche cattura, dai, non diciamo niente. Non diciamo niente, meglio. Allora Joseph, che è successo? Abbiamo partito, hanno dato l'istruzione di partire, la nostra categoria, si può andare alla gara. Adesso fra 15 minuti si parte, gli altri che sono più veloci di noi, che così abbiamo un pochino di vantaggio. Arriviamo tutti insieme sul punto di pesca. Allora ce ne andiamo a pescare, dai! Vai, via! Allora, discutevamo in navigazione, abbiamo fatto circa 6-7 miglia dal porto per arrivare prima, diciamo, su certi punti che loro hanno marcato nelle pescate dei giorni precedenti, e discutevamo che metteranno 6 canne o al massimo 7, di cui 2 affondate con dei minnow e le altre con esche di superficie. L'obiettivo primario è l'ala lunga, perché appunto mi dicevano che in questo periodo, in questa zona, ce ne sono molte. Adesso vediamo come calano le canne e quanta fortuna si sono portati dietro. Joseph? We'll be right back.
bibtijaj inselmilkom għal programm ieħor Mr. Fisherman. Fil-fatt diġà ninsabu fil-baħar iżda żgur li diġà nnutajtu li qegħdin irġajna nsegwu mill-qrib il-kompetizzjoni tal-alunghi, il-kompetizzjoni li ġiet organizzata mill-Federazzjoni tas-sajt mill-Federazzjoni Maltija biex bekk għal sena oħra tkun suċċess din is-sajda għall-alunghi. Nistgħu ngħidu li fejn is-sajjieda kollha ħafna sajjieda fuq 60 dajsa jipparteċipaw flimkien u jaqsmu dan il-hobby, dan il-delizzju spettakolari u nitkellmu fuq il-ħut u nistgħu ngħidu li l-entużjażmu diġà beda minn filgħodu kmieni. Fil-fatt ħafna mis-sajjieda kienu ilhom mis-satejkli ta' filgħodu biex bekk jistennew sakemm noħorġu bid-dajsa tal-Marshals biex bekk tlaqna għas-sajda. Fil-fatt jiena ninsab fil-preżenza tal-ħabib tiegħi Sandro Noforo. Ciao Sandro, come va? Sto spiegando in maltese che grazie di venire a seguire questa gara locale maltese e anche noi stiamo accompagnando Davide che è dentro la gara. Fil fatt David et ti competi sdaħna et insegwu lil David un segwu da jes oħra nisperaw li jkunu viċin biex naraw daqxej xistaw jaqbdu. Spiegato che praticamente noi stiamo accompagnando Davide ma comunque peschiamo pure. Ok. Sandro ġiawnek anka biex juhu l-intervisti u jara daqxej il-abdan ġewa pajiz. No, spiegato che la più cosa importante che tu stai qui a vedere la cattura anche dopo fa qualche commento con qualche pescatore e si fa la cattura che ci facciamo oggi. Ok, allora ehi, seguna fu il bahar anna bahar veramente sabih bix becchi kunu nistaw in waslulkom nistaw najdu program ferm interessanti. Nara komik tartart. Abbiamo avuto il primo strike. Il primo strike, forza Joseph. Non è un grande pesce, però l'importante è che sia un pesce, è vero? Very good. Vai! Grande Joseph! Bello, eh! Vai, bravissimo! Subito a pesca, vai! Subito a pesca! Subito, dai. Subito! Metti! Togli a mangiare! Mamma mia! Continuiamo, dai! Bellissimo!
Dai, un bellissimo strike. Secondo voi avete idea di che pesce è? Una lunga? Ha mangiato a fondo sulla canna con un piombo. Piombo di 500, eh? È un minnow di colore verde. Guarda, complimenti! Eccolo! Dai, guarda com'è bello, eh! Bravi ragazzi! Con bravi, i colori! Giusti! Aspetta così che facciamo una foto! Ecco, mi sento una lunga ora, onesta, una rau, veramente il colori, le paesina. La lunga tu piacere tanto ti messo il Fire Tiger Tarrapala da quel colore veramente ecco là da le sfer veramente eccitanti ne sta un idol egip det hafna fuq slif 16 e ci vedo armatir e hafna e da ne sta un idol da qua il piacere ta site metai collok competizioni ecco o metai collok din il harira o ne sta un idol apparata adattata a un po' di stato. Un milione di notizie per radio, come si può immaginare con 70 equipaggi continuamente vengono chiamate le catture. La tecnica di pesca è stata la traina per tutti, perché tu mi dicevi che nel regolamento diciamo, la cosa principale è che bisogna pescare a traina. Il regolamento è molto libero, ho visto gente con 3 canne, altri con 10, attrezzature di tutti i tipi abbiamo visto sulle barche. Più o meno adesso siamo a metà gara, dalle notizie che abbiamo ricevuto dalla radio, che cosa succede più o meno, che cosa hanno catturato gli equipaggi? Allora, come abbiamo sentito che c'è più della metà che ha preso uno, sì. Sandro, okay. Abbiamo sentito, ma c'è altri che hanno preso 2-3 e c'è anche quelli che hanno preso un tonno. Ah, un sì, tonno rosso. Di 30 a 40 kg. Perché solo per questa gara hanno dato la possibilità di catturare anche i tonni rossi? Fino a 200. Ah, una quota di 200 kg. Una quota di 200, infatti uno che si cattura un tonno si deve chiamare la giuria. Master, la giuria e dirlo, senti, io ce l'ho un tonno di 40 o 50 kg. Ah. Che così quando si
entra fino al 200 kg di tonni, si deve fare catch and release. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Quindi mi dicevi, tutti hanno preso, quasi tutti hanno preso almeno una lunga, e poi c'era qualche equipaggio che sentivamo che ha tre catture, qualcun anche altro. Anche 4, anche 5, anche 5. Anche si può, da che uno si cattura 6, 7 e non si dica niente, eh. Ah, ecco. L'anno scorso è accaduto questo pure, eh. Ah, sono arrivati all'ultimo momento. L'ultimo momento c'è 8 o 10, non si sa. Ma generalmente quante catture si effettuano in questo periodo? Siamo a luglio e sappiamo che ci sono molte alla lunga. Sì, ma infatti da noi siamo per uscire alla stagione della lunga. Ah, giugno è il periodo migliore? Sì, sì, perché 2, 3, 4 settimane fa era il più forte, catturava 6, 8, 10. Adesso già sta diminuendo. Diminuendo a 3, 4 e fra 2, 3 settimane finisce. Sparisce, Quindi è un passaggio che dura 30, 40 giorni qui. Sì, si può dire questo. E dopo si comincia la bucca da noi. Ecco. Joseph, il campo di gara diciamo è tutto intorno all'isola di Malta, non ci sono limiti, come funziona? Sì, infatti Sandro, non c'è limiti, ma uno si deve stare attento perché se entra alle 3 o dopo le 3, squalificato. Ho capito. Joseph, a parte quello che hai utilizzato tu, ma quali sono le esche principali che utilizzano in questa gara? Cioè, che tipo di traina fanno, a che velocità, qual è la tradizione di qui, di Malta? Ma allora, Sandro, la lunga è venuta vicino alla costa maltese circa 12-13 anni fa. Ah, prima non c'erano? Prima c'era, ma si deve andare 20-30 miglia fuori dalla costa. Sì, il bello è che siamo molto vicini, siamo stati tutta la giornata a 6-8 miglia, ho visto tanti equipaggi vicino a noi. Infatti questo ha cambiato circa 12-13 anni fa, ecco. Perché come ho detto che era molto molto fuori. Allora, alla prima si usava il filo a mano e cattura le pesce, ma fa una boa, mette una boa. Questo era la sistema 12-13 anni fa, ma adesso tutti sono attrezzati con le canne. E come abbiamo detto, la distanza dalla costa è poca, diciamo anche a 2 miglia, un miglio si pescano, ma quali sono le batimetriche, le profondità dove tu le catturate di più, dove stiamo pescando? Allora Sandro, qui si comincia a pescare da 100 metri fino a 600-800. Ma nel mio opinione 400-500 è l'ideale favorito, sì, si può dire. Sì. E quali sono gli orari migliori per fare questa pesca? Allora, l'orario comincia alle 6 della mattina all'alba praticamente. All'alba praticamente fino alle 7, dopo si ricomincia alle 9 fino alle 11 e dopo qualcuno va alla sera dalla 4 fino alla 7 della sera. Ah, ok, ok. Quindi diciamo gli orari con il sole più basso. Sempre. Thank you.
Xbibti għaj, wasanna r-rokna tant mistennija, r-rokna tal-ċina, li nistaw najdu li t-telespettatori tana ta' Mr. Fisherman, dejjem ħadu pjaċiri segwu din r-rokna. Kif ukoll nistaw najdu li anka jiena, għaliex ovvjament induq daqsxejn il-palat tajjeb tal-platt ta' ċali. Aħna wkoll se nagħmlu sitt riċetti ġewwa Mr. Fisherman u se jerġa' ukoll isajrilna ċali. Għalhekk jiena minn hawnhekk se nerħila għal ġolċina biex b'hekk kull ġimgħa nkunu nistgħu waslulkom plat bnin b'nat tajjeb minn taħt idejn ċali. Narakom. Wasanna ġolċina ta' ċali. Ċali nsellimlek. Sellimilkom. U nirringrazzjaw l-Alla għal sen oħra. Erġajna qegħdin hawnhekk. Jiena żaqqi diġà qed terġa' tistenna l-ikla tiegħek. U bla dubju ta' xejn it-telespettatori tagħna jistennew din ir-rokna. Nista' ngħidlek li sena wara sena ċal ir-rokna ta' ċali in-nies jistennewha. Is-sena l-oħra kien suċċess. Ekku, perswas m'għandix dubju li din is-sena se twassal lit-telespettaturi tagħna u lil żaqqi ukoll nippruvaw nagħmlu. Riċetta ta' vera, riċetta bnina u m'għandix dubju li aħna dejjem nibqgħu fluq l-istess argument. Riċetta li inti tkun sempliċi li kull mara tad-dar tista tagħmilha. Unkluż jiena. Tlaqna ċara. Mela. Illum ħan użaw l-imħar. Faċli jisibu għan. Tajjeb ħafna. Anka ngħid għalux hekk. Fej il-blatt joqgħod jaqlaħħu. Ma jiswihomx flus. Li jiswini. Imma nistgħu ngħidu li m'għandekx għalfejn taqbad ħafna li x'għandhom palat ukoll ċar. Le, għandhom palat tajjeb delikati ħafna. Jiġifieri tajba. Ħa nagħmlu platt ta' ġin bihom. Lob fihom mhux xogħol fihom il-lob biex taqlaħħom. Imma mbagħad nistgħu ngħidu. Mbagħad ir-riżultati kun tajjeb ħafna. Imbagħad inti jolek jiena r-riżultat. Nirringrazzjak. Tlaqna. Mela. Mela li se nużaw olive oil. Ftit żejt għat-tew, melħ, peperonċino, tadam u daċċejn imbit. U li ma neħduh mit-tisir tal-aġin stess. Ftit ilma biex nimmantekaw bil-ilma stess. Prosa. Mela, l-importanti li dawn meta jaħslu fl-ilma baħar. Ħalli it-toma tal-baħar tibqa' hemm, jew fihom toma ħafna tal-baħar. Nitfgħu daqsxejn żejt għat-tew. Melħ u daqsxejn peperonċina. Importanti li t-tew ma naqluħx għax jiġi mor iż-żejt. Prova kif tħossu qed jisħon. Nitfgħu l-inbit mill-ewwel. Kemm indemmu l-imħar ċal? Ma naħsib li jdu iktar 3 minuti biżżejjed iku. Iva, u jibdejn għala waħdu minn mal-ewwel. Għax imbagħad x'in nitfgħu l-aġin jibqa' jsirilna. Kif taraw mill-ewwel jibdejn għala laħ. Kif fejn jibda jisħon, kif iċċarqu daqsxejn, tibda taraw meta jinqalgħu. Taraw jinqalgħu waħdu. Fil-fatt mara jinqalgħu. U hekk nistgħu nitfuh ħalli nibdew naqalaq naħu l-qoxna. Taqbduhomx bdejkom għax ikunu jaħarqu ħafna. Mela issa kemm nitfgħu it-tadam. Tadam, nitfgħu dejjem fl-aħħar ħalli ma jitkissirx kollu. Issa ħantellaw l-aġi. Kważi l-esti mela ċal. Josef, tista' tmur toqgħod bil-qiegħda. Ħalli. Nista' mmur nippreparar. Iva, mmur nippreparar ruħek. Mela kom iktar tagħtin.
La gin in halluq daqxie għal dente. Sakemm jixrob daqxie l-likwidu li jkun fadal fit-taġen. Issa nipplejtjaw għax Josef jesu daqxie bil-ġuhda l-ħodu. Sempliċi imma b'tomata baħar ħafna. Ħammur nservulu. Ara daqxej xi ġmiel, insomma jiena rajtu jsir da nista' ngħidilkom li sakemm kienet isir ċara. Ta' xasservina tajjeb jo. Unna ta' xasservina tajjeb ukoll, ekku, grazzi Nataxa. Grazzi. Grazzi ħafna. Ċal. Jiena għal darb'oħra nirringrazzjak għan-nom ta' Mr. Fish. Il-modesta tagħna. Nirringrazzjak għan-nom ta' telespettaturi tagħna li nirringrazzjaw ta' kull seguna. Twassilna verament riċetta tajba ħafna. Nirringrazzjawhom. Ħa nibda nieħu għal ġimgħa d-dieħla. Buon appetito. Grazzi. Appena rientrati, un po' prima degli altri o comunque insieme alle prime barche, siccome saranno tantissime ci siamo anticipati, abbiamo appena visto due bellissime catture, una guglia imperiale stimata intorno ai 18-20 kg e un tonno di una ventina di chili che, come abbiamo detto, anche qui vige la stessa legge italiana, però c'è stata una deroga fino a 200 kg solo per questa competizione. E adesso aspettiamo tutti gli altri equipaggi che rientrano per capire chi sarà poi effettivamente il vincitore e chi avrà preso più pesci. Ninsabu ġewwa il-Molta San Giorgio ġewwa Birżebbuġa. Dott, ġo. Insomma, m'għandna għal fejn l-ebda introduzzjoni, iżda huwa importanti xorta li ngħidu li huwa l-competition director, ġo. L-ewwel nett nirringrazzjak tal-inti għoxbok taċċettaw il-federazzjoni li kemm l-istazzjon kaċċa pesca ġewwa l-Italja, kif ukoll Mr. Fisherman ġewwa hawnhekk biex ovvjament nurhom li verament anke aħna l-Maltin kapaċi n-organizzaw tournament bis-serjetà, tournament fair u tournament li verament is-sajjiet jingħaqad u jieħu pjaċir. Il-kummenti tiegħek f'din il-ħanajtek f'din il-mewġa sabiħa ta' kompetizzjoni ġew. Aħna ħafna pjaċir li kien hawn il-filming anke mill-Nazzjon Barrani, b'hekk nistgħu nagħmlu anke propaganda lill-sajtana. U pajjiżna wkoll ġew tajjeb. Mill-intervista li magħhom dieru sodisfatti ħafna. Studentom biex ikkalla jrid sena oħra neġa' sit il-ħaġa.
یا جویجو او کنتن دفع نه جویجو برای من یک آهن داری لگالیزاسیونی هیت نام لوم جامن کاریتا نه لو هم نفلوس نه فاق نفلوس فاق نفاریه تو هسته اینه آهن حالا سه چتا اون آتان دانه ایدو کولان کان میل ماستاش گاودی ال بهار که فن گاودو آهن اکو جو هم حتی از سپانسر استانه مستر فشمن میل اولی آهن نجبو أمونت تفلوس نجبو أمونت تفاريت الممبري عينونا دايما تيستيدو في الحاجة و السومو هيت نجبو تمورو هالكاوزا Ecco, io non sto a dire anche la scena l'ora, che fu quella, la scena successo, gemira, le taglie, le nipa, una scena, il concetto filantropico, o da un il fruscolla, l'ingiabolo, che è tal membri, che mi giveri mille sponsor sta al magazine, ne sta un idol li collo smara l'an filantropico, o da un regal gbir l'ora le il maltin, giveri o a regal men da men na saida men delezio bicimo l'ora le in paesna, l'ora le nel maltin. Jina nista najle ġanajt proset ħafna l-organizzaturi u anka it-tin kollu li attenti li jenuk ħafna ovvjament nistaw najdu li kienet u koll suċċess ieħor għal-Federation din il-kompetizzjoni. Hu tinqabad ukoll ġew minkejja li forsi nqabad se tinqas mis-sena l-oħra. Nistgħu ngħidu li xorta mis-sena l-oħra. L-ħut kien daqs inqas mis-sena l-oħra. Ekku, ma u tajjeb ukoll ngħid ġew li aħna meta dorna d-dajjes ukoll kif żgur rawwaqt il-programm ikkoperaw il-Maltin, jiġifieri waqfu ħdejna minn xejrinna ma qabad xejn minn ħarġilna l-ħuta. Jiġifieri nista' ngħid li verament. Ekku, nista' ngħidu li. Aħna dawn exposure ħafna setturi bħal Mr. Fisherman. ċerti gazzetti, hemm il-Maltese Fishing Forum li tagħna ċans fuq u nikbu anka il-competition, nħeġġu nies biex jiġu, nispjegawhom kif se jkunu l-affarijiet, u bis-saħħa tagħhom il-ħana ħafna nies li kieku ma konniex neħuhom motivhom. Jiena ma fadalli xejn inżita hawnhekk iżda ngħid grazzi kbira lill-Federazzjoni, grazzi kbira il dawk kollha li b'xi mod taw sehem għal din il-kompetizzjoni. Ma fadalli xejn inżit iżda inwedkom li jekk il-bambini rid jekk is-sena ddieħla. Terġa' ssir Mr. Fisherman jerġa' jagħti l-parti tiegħu u jkun preżenti. Grazzi ġew, grazzi ħafna. Hawnhekk għandna Sajjed Prim, Nigel tħobbu sajt inti. Għajdin Iva le, tajjeb tħobbu. Eħe, u għajdinna, bat, x'qbadt illum? Alumda. Alumda qbadt? Araw da xejn namra diġà tajta. U kbira. U kbira ħafna, jiġifieri araw da xejn in-namra ta' dan iż-żgħir diġà jaf x'ħuta qabad. U jaf li ħuta kbira u jisimha lunga. Ħadd biex jien ħassejta inti Nigel. Ħassejta? Sabiħa. Sabiħa? Ejja, morru ħdej ara. Ta' hawnhekk ara ħalli nruhom li ntiqbad ta' Nigel, eh? Siamo con un bravissimo pescatore, gli abbiamo appena visto sbarcare una longa grossa e soprattutto una guglia imperiale meravigliosa di quasi 14 kg. Allora, nome e cognome, e raccontaci questa pescata di oggi. Sì, sono Lino, da Malta ovviamente. Abbiamo fatto una bellissima pescata, avevamo quattro lenze in acqua. Sì, quattro lenze in acqua. E quattro catture in vuoto. Ah! Sì. E queste due pesci. Finalmente li avete presi? Sì, sì. Eravate molto lontani dalla costa? Abbastanza, 16 miglia. Ah, su sì. Un'alta profondità quindi? Sì, di circa 500 metri. E quella era la batimetrica giusta. Oggi abbiamo capito che chi è uscito più fuori ha avuto più successo. Avevamo provato fino dalle 6 della mattina, ma le catture sono venute dalle 9 e 10
fino alle 11. Bello, bellissimo, complimenti, grazie. Ancora grazie. Allora, siamo con David che oggi è stato il nostro capitano. Voi avete fatto, diciamo, questa gara, è andata abbastanza bene, non benissimo, ma insomma ci siamo divertiti, è stata una bella giornata. Tantissimo. Comunque mare stupendo e qualche pesce lo abbiamo visto. Volevo fare questa domanda a David, è la sua prima esperienza in una gara come questa, che cosa ne pensa di questa giornata che abbiamo trascorso così insieme? Allora dillo in maltese io, vai, David. Vai, vai. David, ecco l'esperienza tia e lung, che viene? Ah, piacere lung, che è una sabasa, trolling, provai a andare al collos, vedendo andare al posto dietro, ma vado a nei. Bel fight, alleni om nara varajna, forsi nabdunet riktar, ma le, ħat pjaċej xorta. Għallim tafna l-lumu, kif narma, kif mu għal-qasab, ħat pjaċej. Siamo con un team che ha appena sbarcato 5 alla lunga, complimenti, siete i primi. Grazie, eh? Grazie, grazie. E spero una bella esperienza è stata, sì, oggi. Sì, sì, un'esperienza, perché uno del pesce è 14 kg. Ah, quindi sì. Forse è il più grande della categoria delle alla lunga. Sì, sì. E ovviamente c'è un premio anche per la preda più grande, la lunga più grande. Bravi ragazzi, complimenti. C'è tante altre barche da venire dentro. Ma ci sarà. Sono già arrivate un 60% delle barche. Va bene, allora non abbiamo fatto tanto. Avete fatto un buon lavoro, ve lo dico io. Bravi, grazie. Grazie. Allora, sono le 3:10 e adesso c'è l'ultimo equipaggio, uno degli ultimi equipaggi che ha portato 12 alla lunga. Sono sicuramente vincitori, hanno fatto un giro di telefonate e gli ultimi equipaggi che stanno in attesa qui fuori al porticciolo non hanno questo numero di alla lunga. Congratulations! 12 alla lunga. Il tuo nome? Ivan. Ivan Busuttil. È stata... Mike. Complimenti. Grazie. Avete indovinato la tecnica giusta, le esche giuste, la barca, il team giusto e avete fatto veramente una bella pescata, bravissimi. Grazie, grazie. Adesso tra 3 settimane ci sarà la premiazione vera e propria.
però ovviamente è stata appena decretata appunto la loro vincita. Quindi sentiamo un po' le impressioni a caldo. Joseph, puoi farci tu una traduzione? Ok, è che il momento è fatto uomo, il ring. Ma è il giornata quella, mi sento. Ma allora loro erano un imposto che hanno catturato dalla mattina fino anche a 2 ore prima di finire la gara. Quindi erano al momento giusto, sì, nel sì, posto sì, giusto, sì, sì, sì. Che come sempre in tutti i momenti, in tutte le tecniche, è la cosa che ovviamente infatti non hanno si preso, cerca di... Ha detto che non hanno preso solo alla mattina, ma hanno preso durante tutto il giorno, 2, 1, 2, 2, fino a un'ora prima di entratura. Pala Sismo, Pala Lurs, Floating, Sinking, Bill Weights. Becciomba. Allora loro infatti hanno usato Minos e quasi tutto l'escara piombato, con i piombi, sì. Allora hanno cercato i pesci nel profondità. Sì, sì, ed è stata la tattica vincente. Complimenti, è stata una grande avventura. Well done, Ivan. Bravo, bravo Ivan. Allora cari amici, com'è andata questa giornata di pesca? Abbastanza bene, speriamo che andava di più, ma è andata abbastanza bene. 4 alla lunga mi sembrano un bel numero. Sì, ma... Hai avuto qualche doppio strike? Sì, sì, all'ultimo tempo c'era un doppio strike. Ah sì? Ma i pesci a che ora hanno mangiato? Tardi. Ah, molto tardi? Sì, 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 verso le 11 anche di più. E hanno mangiato in superficie o con le esche piombate? Oggi in superficie. Oggi solo in superficie. Superficie. La pala è sotto. Niente, non l'hanno toccato. Vabbè, ogni giorno è diverso dall'altro. Sì, sì, sì. Bravo, complimenti. Grazie. Bellissima, una guglia imperiale, una lunga stupenda, è il secondo equipaggio che sbarca una guglia imperiale, questo dimostra quanto è stata ricca questa competizione, non solo di alla lunga ma anche di più specie di pesci. La guglia imperiale è veramente grossa. Siamo con Jonathan. Jonathan, tu parli un po' di italiano. Voi avete preso 11 alla lunga, quindi siete andati vicino al podio, il secondo posto per voi. Pensiamo che abbiamo catturato 11 perché abbiamo catturato la maggioranza negli ultimi pochi minuti. Veramente? Sì, sì. Quindi proprio è stata una sfida all'ultimo secondo di questa gara. Anche altri equipaggi ci hanno detto. 12 abbiamo 12. Preso. 12? Ah, quindi andrete a pari merito con... L'altro equipaggio, sì, sì, la sfida sarà sul peso. Il peso. Esatto, esatto. Ma allora c'è 2 barche con 12 pesci, eh? Bellissimo, mamma mia, una quanto sono ricche queste acque. Complimenti, grazie. Complimenti. Una barca che è arrivata proprio all'ultimo secondo prima della chiusura della pesatura. Loro hanno 11 pesci e sono stati fino all'ultimo minuto di pesca in mare perché hanno trovato i pesci praticamente nell'ultima ora. E anche in questo caso ci hanno appena detto che diciamo mangiavano principalmente in superficie, quindi è stato stranissimo questo svolgimento della gara perché alcuni equipaggi hanno catturato solo la mattina ma con le esche più affondate, mentre da quello che abbiamo capito in altri posti e soprattutto a fine giornata, a fine gara, diciamo nelle ore centrali della giornata, hanno catturato invece di più a galla e comunque fino all'ultimo minuto hanno mangiato.
Che dire, Joseph? Questa gara veramente è stata molto ricca di catture, è stato bellissimo vedere tante barche, anche piccolissime, che hanno partecipato a questa manifestazione. Siamo veramente felici di essere venuti qui, tra l'altro non eravamo l'unica, diciamo, persone straniere, perché abbiamo visto dei tedeschi, dei sudafricani, quindi sì, infatti, è un evento internazionale veramente molto molto interessante. E un aspetto molto carino è stato quello della beneficenza, perché tutto il ricavato è stato devoluto, diciamo, in beneficenza. E tu mi dicevi che l'anno scorso avete raccolto una cifra di circa 15.000 euro. Infatti, e quest'anno, Sandro, sì, avete superato anche questa anche cifra. Infatti abbiamo superato questa cifra e abbiamo visto che anche i pescatori hanno detto che hanno catturato, c'è barche, quelli che abbiamo hanno preso 12 hanno catturato durante il giorno, Sandro, sì, non solo la mattina, ma ogni ora, ogni due ore catture due, tre pesci fino all'ultima ora, sì, allora sì, era molto molto eccitante. Loro sapevano che c'è barche che hanno catturato 8, 9, hanno continuato, c'è il tempo di entrare o si perde tutto fino alla 3, allora era una gara, una molto, bella sfida, una bella sfida. Joseph, ti ringraziamo, siamo stati felici di aver partecipato a questa gara, noi, e grazie anche del tuo aiuto, speriamo di rivederci alla prossima occasione. Alla prossima gara, allora, ciao. Ciao.